Vincenzo Tramma assente. Vabbè. Avvocato Cristiano Pazienti, presente. Leoni Stefano, assente. Avvocato Loredana Vivolo, presente. Stefano Lavore, assente. Avvocato Lorenzo Contrada, assente. 97 quarto comma, assume la difesa l'avvocato Loredana Vivolo. Renato Cortese, assente. Avvocato Franco Coppi, assente. Avvocato Esther Molinaro, presente anche in sostituzione del codifensore. Luca Armeni, assente. Avvocato Luigi Giuliano, assente. Anche qui avvocato Loredana Vivolo assume la difesa ai sensi del 97 quarto comma. Francesco Stampacchia, assente. Difeso dall'avvocato Massimo Biffa, assente. L'avvocato Molinaro assume la difesa ai sensi del 97. Com'è? Ok, delegora. Maurizio Improta, assente. Vabbè. Avvocato Ali Abucaraio, anche al bagno? Tutti al bagno? Sì. Complessivamente riuniti in bagno. E... Perché sono assenti. Avvocato Loredana Vivolo assume la difesa di Improta in attesa che arrivi l'avvocato Abucar Aio. Allora, Improta c'è, è presente Improta. E dov'è il suo avvocato in prota? Sta qui? Sta arrivando? Allora, parti civili tutte assenti e sono assenti anche i difensori delle stesse, avvocato Astolfo Di Amato e Alessio Di Amato. Bene. Sono assenti, dottore? Sono assenti, sì. Il nostro convitato di pietra lì, pubblico, fedele. Allora, avvocato Vivolo, tocca a lei, sembrerebbe. Certamente sì, prego. Ah, ok. C'è l'avvocato Abucaraio, c'è anche l'imputato Tramma. Ok. Presidente, prego, innanzitutto anche io mi complimento per la celerità con cui nell'ultimo anno siamo riusciti a fare tutto quello che nei 6 anni precedenti non era stato possibile fare. Forse mi viene da fare una battuta, ci siamo un po' adeguati a quello che è stato definito il rimpatrio anomalo della Shalabayeva, visto che in circa 3-4 ore dalla convalida è riuscita a ripartire per Astana. Dunque, questa difesa, insieme con il collega Pazienti, esaminerà le posizioni di entrambi gli assistiti, cioè di Leoni e Tramma. Inizierò io, poi continuerà l'avvocato Pazienti, proprio perché le due posizioni, almeno inizialmente, non possono prescindere da essere trattate in maniera quantomeno unitaria. E nella stessa maniera sento la necessità di richiamare alla sua attenzione quella che è stata la sentenza del 18 novembre 2018 con la quale il GUP presso il Tribunale di Perugia, ossia la dottoressa Giangamboni, nel rinvio a giudizio dei nostri assistiti assolveva la dottoressa Laura Scipioni per dei capi di imputazione che tuttora vedono coinvolti
i due assistiti, cioè Leone e Tramma, nonostante per alcuni di questi capi, due dei tre, se ne chiede oggi l'assoluzione. In particolare mi riferisco al capo 1 e al capo 12 rispetto al Leoni Stefano. E questo perché? Perché la speranza di queste difese è che questo tribunale possa addivenire, diciamo, a delle conclusioni che appunto hanno alimentato e motivato la dottoressa Giangamboni quando ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere appunto per gli stessi fatti. E in particolare alla base di questa sentenza assolutoria vengono messi i seguenti elementi. Innanzitutto la dottoressa Giangamboni afferma a pagina 11 della sentenza che l'assistente Scipioni ha avuto nell'operazione un ruolo del tutto marginale, limitato alla sola fase finale dell'intera operazione. Tutte le attività poste in essere nella procedura sono state da lei compiute su disposizione specifica di superiori e nessuna di tali attività presentava per sé quei caratteri di illecità o comunque di illegittimità tali da legittimare un rifiuto ad adempiere alle disposizioni ricevute. In particolare, nel contesto in cui l'assistente Scipioni ha operato, erano presenti altri agenti e funzionari di polizia, tra cui il collega Vincenzo Tramma, il quale aveva seguito anche la fase precedente, situazione che non induceva a presumere l'illegittimità della procedura di rimpatrio ormai giunta al suo epilogo finale. Non è dimostrato, e il giudice aggiunge, nel dibattimento potrebbe sciogliere il dubbio, che Scipioni Laura abbia compreso appieno il senso delle richieste rivolte le Dalma Shalabayeva, allorché la stessa, in lingua inglese, parlava delle persecuzioni e danni del marito, avendole verosimilmente considerate alla stregua dello sfogo emotivo di una persona destinata ad essere espulsa dall'Italia contro la sua volontà. Inoltre non è dimostrato che l'assistente Scipioni abbia avuto contezza del quadro complessivo dell'operazione e nell'intercettazione in atto viene dato conto di alcune sue frasi di tenore ambiguo in tal senso. Ma tali frasi, tuttavia, se contestualizzate, tra parentesi, l'attività di captazione successiva ai fatti si svolge quando già la vicenda è clamorosamente esplosa in ambito politico e mediatico, non hanno altra valenza che quella di un commento ex post espresso alla luce di una pluralità di elementi che nel frattempo erano emersi e divenuti di dominio pubblico. Per tali motivi si emetteva una sentenza di non luogo a procedere. Alla vostra attenzione, giudici, vorrei sottoporre quello che è emerso dal dibattimento in questo ultimo anno, perché alla luce di questo dibattimento questi difensori non riescono a comprendere dove si è diversificata la posizione tra lo Scipioni e il Tramma, tra la Scipioni e il Leone. Non è assolutissimamente vero che Laura Scipioni ha avuto un ruolo marginale, perché così come è venuto l'8 luglio proprio in quest'aula a riferirci la dottoressa Giada Crivella della Polaria, la prima persona che ha contattato appunto la Polaria, che doveva esaminare quello che poi è rimasto come il passaporto falso della Repubblica Centroafricana, e allo Stato non vi è nessuna attività paragonabile a quella svolta dalla Polaria che possa definire autentico quel passaporto, è stato il contatto della dottoressa Giada Crivella con Laura Scipioni. Più volte ho posto la domanda, non perché non avessi capito, ma perché consapevole di quella che era stata la sentenza, ero rimasta, diciamo, quantomeno impressionata che ci potesse essere una discrepanza così forte tra una sentenza che mi dice che Laura Scipioni interviene alla fine della fase e una testimone che è la prima che ci dice che il passaporto è falso, quindi parliamo del 29 maggio, che mi dice no, io ho parlato con la collega Laura Scipioni, che tra l'altro già conoscevo,
ha portato le email a testimonianza del contatto che vi era stato tra le due e alla quale aveva già espresso i dubbi sull'autenticità del passaporto. Ovviamente nella memoria io ho indicato, abbiamo con il collega indicato tutti i passaggi a sostegno di quello che sto affermando. Quindi, a differenza del tram e a differenza del Leoni, già il 29 maggio Laura Scipioni entra in contatto con questo fascicolo. È vero, come dice la dottoressa Giangamboni, che il tram e Laura Scipioni agiscono sulla base di quelli che possono essere, più che degli ordini, quella che è la prassi, la consuetudine di ogni fascicolo che arriva a via Teofilo Patini, luogo per intenderci dove c'è l'ufficio del dottor Improta, del dottor Borgioni e del dottor Sportoloni, il luogo dove la squadra mobile e la Digos avevano portato la signora Shalabayeva dopo la perquisizione a Casal Palocco, e nessuno degli atti compiuti fino a quel momento potevano porre la signora Scipioni o il signor Tramma ad immaginare che vi potesse essere un'attività voglio dire di manifesta illegittimità o addirittura di illecità da parte dei propri superiori. Questo perché? Perché dove si forma il fascicolo che riguarda il trattenimento di una cittadina che in quel momento era, non appariva, era a tutti gli effetti clandestina, è un ufficio dove la stessa Scipioni non può entrare, come non può entrare Tramma, ma è l'ufficio in questo momento dello Sportoloni e poi successivamente di Borgioni. E nessuna delle attività comunicate alla Scipioni in quel momento dai colleghi potevano far immaginare che ci potesse essere qualcosa di losco che invitava la stessa ad avere una cautela diversa. Non si capisce perché, se Laura Scipioni non era stata messa nella condizione di capire le richieste in lingua inglese fatte dalla signora Shalabayeva al momento dell'accompagnamento tra Ponte Galeria e Ciampino, perché mai Tramma, che così come emerge da quello che è il dibattimento, da quello che sono i testimoni, che nel momento di accompagnamento aveva svolto una funzione di controllo, doveva controllare la strada e garantirsi che non vi fossero delle azioni che potevano creare, diciamo, dei problemi. Perché Tramma, indicato come conoscitore di lingua russa, avrebbe dovuto comprendere quello che Laura Scipioni, lingua inglese, lingua da lei parlata, come emerge da tutti gli atti e dalle testimonianze dei propri colleghi, non ha capito, e per tale motivo è stata appunto prosciolta da ogni accusa. Infatti il GUP dice proprio letteralmente: non è dimostrato che la stessa abbia compreso appieno il senso delle richieste di Alma Shalabayeva espresse in lingua inglese. A parere di questa difesa lo stesso beneficio doveva essere riconosciuto al Tramma, senza nessuna ombra di dubbio, perché mai si fa riferimento al Tramma come conoscitore della lingua inglese. Poi vi è il punto delle intercettazioni. Noi fino al momento dei fatti abbiamo solo dei tabulati telefonici, cioè di quelli che sono i contatti. Ex post abbiamo delle telefonate, io non ripeto qui quelle di Laura, ma il giudice vi dà un'interpretazione, ne abbiamo due, una per il Tramma con il dottor Improta e una per il Leoni con la dottoressa Lavore, il giudice di pace. Del contenuto non si è mai parlato, ma non vi è mistero. Quando il nostro assistito arrivò l'avviso da parte della Procura di Perugia, dove lo stesso doveva essere sentito a SIT come persona informata sui fatti e nonostante indagato dalla Procura di Roma per i medesimi fatti in assenza di un difensore, chiamò il proprio superiore
per comunicargli: ma che sta succedendo? Io devo andare a Perugia. Colto da paura, da spavento, sicuramente chiunque entri in contatto con il tram sa quanto sia ansioso, quanto sia pauroso. Tra l'altro, in 40 anni di carriera non aveva mai avuto problemi di nessun tipo, arrivava questo problema proprio alla soglia della pensione. La stessa telefonata invece si contestava in un primo momento a Leoni, perché nel mese di luglio ebbe un intervento operatorio serio e ricevette la telefonata della dottoressa Lavore, così come di tanti altri giudici di pace, visto il ruolo che lui ha sempre svolto all'interno del centro del CIE di Ponte Galeria, dove la dottoressa si informava del suo stato di salute. Abbiamo depositato per questo motivo il certificato di ricovero a scanso di ogni equivoco. Quindi questa difesa non può che associarsi a quelle che sono le valutazioni che fa la dottoressa Giangamboni, e chiede che questo collegio possa estendere queste conclusioni anche nei confronti dei propri assistiti. Ma adesso passiamo a quello che, diciamo, è il motivo per il quale poi ho deciso di difendere il Leoni e il tram. L'immigrazione è una materia particolare, è una materia che forse, come dice Borgioni, possono seguire solo gli avvocatucoli, non mi ricordo il termine preciso adoperato, però è diciamo una materia che è fatta di due elementi: è fatto di un testo unico che ha tanti risvolti, così come ogni normativa vigente, perché può avere, diciamo, dei risvolti da un carattere giurisprudenziale, e che ha anche un carattere di consuetudine, così come la maggior parte delle udienze, almeno per quanto mi compete, che si svolgono di fronte al giudice di pace. Il fascicolo, perché si va all'ufficio immigrazione? Perché la Shalabayeva viene portata, anzi Almayan viene portato all'ufficio immigrazione? Perché a seguito della famosa perquisizione organizzata per la cattura di un latitante, si scopre questa donna in una casa priva di documenti. Allora, giudice, presidente, non vi è nessuna legge, non vi è nessuna normativa, non vi è nessuna consuetudine che autorizza in Italia a distinguere un ricco da un povero se questo non ha il permesso di soggiorno. Allora, io ho apprezzato tantissimo la mitezza con cui il pubblico ministero è venuto qui ad affrontare la sua requisitoria, sia nella disamina e poi in quelle che sono le conclusioni finali. Però, per quanto ci riguarda, i capi d'accusa che restano soprattutto per il tram, o quello che era il fondamento dell'accusa nei confronti di Leoni, si fondano solamente sulle dichiarazioni di due testimoni che nel procedimento di Roma, presidente mi perdoni ma io lo devo dire, erano indagati come i nostri assistiti, e che qui a Perugia non si capisce perché, ora le spiego perché io non sono in grado di comprendere questa scelta, diventano testimoni chiave dell'accusa. Il fascicolo che riguarda l'immigrazione si forma, mi devo alzare un attimo, mi perdoni, Borgioni e... sì, e Bortoloni, Corrado Sportoloni, mi perdoni. Che cosa succede? Quando la Shalabayeva viene accompagnata con questo passaporto che degli esperti, perché noi parliamo di comunque degli ufficiali di polizia che da anni svolgono questo lavoro, che già come prima impressione avevano capito che questo passaporto aveva dei problemi, come poi sarà confermato, quindi non era un'ipotesi aleatoria o vessatoria nei confronti della stessa Shalabayeva, e si fanno tutti gli accertamenti del caso. Si fa l'esame dattiloscopico, che in Italia, in assenza di documenti, è l'unico, è quello che per un detenuto è il cui, è il codice identificativo, no? Sono le impronte digitali. E si fa quella che è un'intervista nella quale, mentre il cognato della signora Shalabayeva
decide di dire chi è, di dire quali sono i suoi documenti a sua disposizione, e per questo motivo viene autorizzato a fare 40 chilometri per andare a recuperare questo benedetto documento valido, la signora Shalabayeva al Mayan decide per motivi suoi imponderabili, incontestabili, di non dire null'altro, di continuare a rimanere con quel passaporto e a non rivelare nulla di quella che è la sua vita. Ma anche laddove la signora Shalabayeva avesse comunicato all'ufficio immigrazione di via Teofilo Patini, agli ufficiali che con lei entravano in contatto, che era ricca, che viveva in una villa, tra l'altro affittata non sappiamo da chi, sicuramente non dalla signora, e né tra la signora e il titolare del contratto di affitto vi erano dei rapporti di parentela. Non sappiamo economicamente come era sostenuta, e nemmeno poter dire che ho 50.000 euro a casa, giudice, nemmeno a me che sono avvocato, qualcuno avrebbe consentito senza permesso di soggiorno, senza un valido documento di identità o una documentazione lavorativa, di non fare indagini a nessuno, meno che mai alla Shalabayeva. La presenza di una figlia minore è una cosa non singolare. Ma noi a Roma, soprattutto, poi ce l'ha detto il dottor Improta, ma ce lo potrà dire qualsiasi ufficiale di polizia che lavora lì, è un luogo dove si recano soprattutto mamme con bambini piccoli per chiedere il permesso di soggiorno se legittimo. In Italia un minore, per non poter essere espatriato, è questa cosa che poi colpisce questa difesa, l'articolo 19, quando si dice che un minore non può essere espulso, è solo il minore non accompagnato che non può essere espulso, o il minore di 6 mesi di età. In Italia il permesso di soggiorno per gravidanza o per maternità a persone che non hanno altro titolo per rimanere sul territorio dello Stato si può dare fino a 6 mesi. Si è sempre dimenticato in tutte le deposizioni fatte. Quando si parla di articolo 19, 1, 1 bis e 2, i minori che non possono essere espulsi sono i minori non accompagnati e sono i minori inferiori ai 6 mesi di età. Poi il minore decide, il genitore, se farsi seguire o se non farsi seguire. Quella è una scelta che si fa poi al tribunale per i minorenni e che non riguarda nella maniera più assoluta con quella che è l'attività, soprattutto prodromica, che si svolge all'ufficio immigrazione. Sollecitato, perché io non me le ricordo più le versioni date dal dottor Borgioni, solamente perché incalzato presidente dalle sue domande, dalle nostre domande, che poi alla fine è arrivato a dire sì, la Shalabayeva in quel momento era una clandestina, non si poteva fare null'altro di quello che è stato fatto. È arrivato a definire poi che la sua attività era, diciamo, un'attività consuetudinaria, quanto nella stessa mattinata ci aveva detto che Borgioni, che si trovava in quell'ufficio da circa 8 mesi, per cui noi non possiamo nemmeno collegare il Borgioni a questa grossa esperienza nell'ufficio immigrazione a fronte del dottor Improta, che in quell'ufficio credo ci sia stato più di 5 anni, 6 anni, o del mio assistito Leoni, che sono 15 anni, 16 anni che fa lo stesso tipo di lavoro. Di una cosa però può essere certo, che nel 2013, prima della Shalabayeva, i fogli di espulsione, l'ordine del questore, prevedevano due ipotesi, così come nel caso di specie. E questo avveniva soprattutto in assenza di posti nel centro di permanenza di Ponte Galeria, o si dava la disponibilità al clandestino di allontanarsi nei 7 giorni spontaneamente, ma questo era collegato solo alla disponibilità di vettore e di alloggio all'interno del CIE, oppure veniva accompagnato al CIE dove doveva essere identificato, e poi si provvedeva alla convalida del trattenimento, convalida che implica poi immediatamente l'espulsione. Non vi è nessuna legge che dà un limite temporale
al momento in cui debba essere eseguita l'espulsione una volta che è avvenuto un giudice di pace. Nessuna, nel più breve tempo possibile, perché sono ospiti che costano, costano per la permanenza e costano anche per il rimpatrio. E ovviamente questo è uno Stato notoriamente afflitto dal problema dell'immigrazione. Se lei riascolterà, immagino che già l'abbia fatto, le dichiarazioni del dottor Borgioni, il suo tentativo è sempre quello di autoassolversi, è sempre colui il quale si sente in dovere di giustificare un atteggiamento quantomeno ambiguo, perché prima mi mandi un fascicolo a Ponte Galeria dove dice ai tuoi colleghi che devono convalidare il trattenimento e addirittura in una nota di cui il PM spera che i colleghi colgano il valore intrinseco. Ma che cosa vuol dire valore intrinseco, Presidente? Il valore intrinseco di che cosa? Che perché c'era un avvocato che non era uno dei soliti avvocati, bisognava stare più attenti a richiedere quello che nel proprio fascicolo Sportoloni e Borgioni stavano chiedendo, ossia la convalida del trattenimento e l'espatrio della cittadina clandestina. Questo è l'unico valore intrinseco che si può dare a una nota che non aveva precedenti, ma proprio perché non aveva precedenti. Che cosa avrebbe dovuto capire un tramma o un Leoni presente al momento della convalida? Quando si prepara il fascicolo, quando l'ufficio immigrazione prepara il fascicolo da via Teofilo Patini, se ne fanno due copie. Una, l'originale per la questura, parte con l'ospite che raggiunge appunto il centro di permanenza e vi è poi l'ordine del questore e il decreto prefettizio, sempre in originale, che vengono depositati in un altro ufficio che all'epoca dei fatti era via Gregorio VII, ossia la sede del giudice di pace penale. Ed hanno due destini completamente diversi, perché il giudice di pace avrà prima della convalida nella sua disponibilità solo quel fascicolo e i colleghi di Scipioni e di Borgioni e di Sportoloni avranno il fascicolo, immagino più grande perché vi sono i dattiloscopici che sono atti che riguardano solo, come per la procura, quando c'è una direttissima che riguarda solo appunto l'ufficio dell'accusa e che al limite può essere esibita al giudice o agli avvocati qualora ne facciano richiesta. Ma quel fascicolo, così proprio come una semplice direttissima, Presidente, né più né meno, arriva in tarda serata nell'ufficio e quindi in mattinata nell'operatore che attaccherà il servizio, non è visibile prima a nessun altro. C'è stata una polemica quando l'avvocato Federico Olivo si è lamentato del fatto che non gli abbiano fatto vedere appunto questo fascicolo. Ma quel fascicolo si può vedere solamente la mattina in udienza, non un giorno prima quando nemmeno l'operatore... Ma non è un divieto che vale solo per la Shalabayeva e solo per l'avvocato Federico Olivo. Vale così per tutti. Sfido chiunque a dimostrare che qualsiasi altro avvocato, visto che qui si sono addirittura lamentati e si parla di sequestro di persona perché la signora non ha potuto conferire con i propri assistiti, che io che per tanti anni sono andata a Ponte Galeria almeno due volte a settimana, ci sono sempre potuta andare il pomeriggio, così come se vado a Regina Coeli ci posso andare la mattina, ci sono gli orari, non è un'azione preclusiva solo nei confronti della Shalabayeva, ma di tutti gli ospiti, così come ho potuto visionare il fascicolo solo se ne facevo richiesta la mattina e se c'era qualche particolarità, altrimenti allo Stato non vi è nessuna richiesta ufficiale, ma si fa un modulo, si fa una richiesta che agli atti non c'è, perché non è mai stato chiesto se non in un momento in cui non si poteva chiedere. Quindi c'è questo doppio fascicolo che fa un percorso diverso. Lo stesso giudice di pace non ha modo, se non la mattinata in cui ne entra in possesso e quindi prima dell'udienza, di sapere che cosa sarà affrontato nel corso della mattinata. Allora...
Io invito appunto il collegio a fare questo tipo di accertamento, se all'epoca dei fatti, perché questa modifica poi fu proprio apportata, mi scusi, fu proprio fatta a seguito del caso Shalabayeva, se all'epoca dei fatti era possibile dare in assenza poi di un passaporto, di un documento valido, la facoltà al cittadino clandestino di allontanarsi da solo dallo Stato, dal territorio dello Stato. Un'altra cosa che ha colpito questa difesa, io non ci ho dormito il giorno della requisitoria, e che il tipo di abbigliamento della dottoressa, della signora Shalabayeva, potesse in qualche modo essere un indice di esclusione della stessa da un centro di permanenza, perché il dottore ha detto: l'avete vista come è vestita? La maggior parte delle donne che entrano in quel centro sono donne dedite a reati, tra cui l'attività di meretricio, e vi assicuro che sono vestite in maniera dignitosa, in maniera elegante, e che non è mai la povertà quella che contraddistingue l'ospite del centro di permanenza. Per di più, all'interno del centro vi sono delle cooperative, vi è l'Auxilium, che provvedono a uniformare il più possibile gli ospiti. Cioè, se vi arrivano degli ospiti che non hanno abiti, o perché in seguito di un arresto, o perché in seguito di una retata, sono loro che provvedono a fornire abiti o quanto necessario per tutti gli ospiti di Ponte Galeria. Il Borgioni nella sua deposizione faceva riferimento al fatto appunto che la casa a Casal Palocco, i soldi di cui in quel momento nessuno sapeva nulla, perché voglio ricordare che il secondo sequestro, quello dei 50.000 euro, è avvenuto nelle stesse ore in cui stava avvenendo la convalida di trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria, per cui né Borgioni né tantomeno Leoni e Tramma potevano sapere che questa signora a casa aveva 50.000 euro, né tantomeno il saperlo in assenza di giustificazione avrebbe potuto portare ad una soluzione diversa da quella a cui si arriva. Arriviamo quindi alla convalida. Ora, non si tratta di farne una colpa al collega che ha assistito la Shalabayeva o al Mayan, dir si voglia, perché casomai nelle scelte che un difensore fa alla base vi possono essere delle valutazioni che a noi sfuggono. Fatto sta che la difesa improntata in seno alla convalida era una difesa volta a tutto tranne che a evitare la convalida del trattenimento. Presidente, per non far, se io fossi andata a difendere, ad assistere l'Al-Mayan, gli avrei detto di fare le cose opposte di quelle che sono state fatte. Allora, le premetto, e questo lo potrà poi appurare lei, l'udienza di convalida non è mai il luogo dove si raccoglie la richiesta di asilo politico. Poi discuterò perché non sono credibili, ma poi ce l'ho detto anche l'Alma Shalabayeva e anche l'avvocato Livo, che in quella sede non fu chiesto l'asilo politico, perché l'asilo politico nel CIE di Ponte Galeria viene raccolto dagli ausiliari della cooperativa, non viene nemmeno raccolto dai funzionari di polizia, per cui proprio non esiste, potrà appurare, si potrà documentare, sfido chiunque a dimostrare il contrario. Comunque non è mai la convalida il momento, il giudice di pace, la dottoressa Lavore, quando ha fatto la sua deposizione, ha detto la verità, mai, mai, mai il giudice di pace poteva raccogliere una richiesta di asilo politico. Ci ho premesso, che cosa succede? Per poter rimanere, per poter evitare il trattenimento, andava fatta, a parte che c'erano i documenti e non si capisce perché non siano stati depositati, e mi riferisco al documento lettone, cioè al permesso di soggiorno lettone. Ma mettiamo per assurdo che quel passaporto della Repubblica Centroafricana, che per me resta ad oggi falso e non c'è nessuno che mi viene o che è venuto a dare torto alla dottoressa Crivella, pure laddove fosse stato valido, mancava una cosa, mancava il timbro che il corpo diplomatico di quel paese, per poter soggiornare in Italia, aveva necessità per stare. Questo è venuto anche il dottor Mancini a dircelo, lo stesso Panza, se non sbaglio. Oppure
Era necessario avere un timbro nell'area Schengen. Noi non avevamo nulla di questi documenti. La presenza di una minore non documentata con iscrizione a scuola, documenti di identità, stato di famiglia, atto di nascita o comunque di qualsiasi cosa che collegasse, non perché me lo dice un poliziotto, ma con i certificati come si chiede per tutti gli ospiti di Ponte Galeria, perché non vedo perché la Shalabayeva si abbia la pretesa di un atteggiamento diverso. In assenza di tutta questa documentazione e solo di questa, nessuno avrebbe potuto svolgere un'attività diversa da quella svolta dalla dottoressa Lavore. Si parla delle due note. Una è la nota con la quale la Repubblica Centroafricana dichiara che la signora Al-Mayan è una loro diplomatica. Abbiamo appurato durante il dibattimento che in questo certificato mancano tutti i tratti necessari per dare valore di originalità. Una postilla non c'era, una traduzione legittima non c'era. Come, su quali basi un giudice o gli esponenti della questura avrebbero potuto modificare quello che era stato deciso in una fase prodromica da Sportoloni e da Borgioni? Non è stato portato nessun elemento di contrasto. L'aver conferito privatamente l'avvocato Livo con padre, con il giudice di pace, non è insufficiente, perché le assicuro che la maggior parte degli ospiti di Ponte Galeria non vogliono tornare nel loro paese d'origine, sia se sono ricchi sia se sono poveri, perché se stanno in Italia è perché hanno bisogno o necessità di rimanere sul territorio dello Stato, e le assicuro che nessuno vuole rimpatriare. Io non sto nemmeno a discettare che la maggior parte delle richieste di asilo politico si rivelano poi infondate. Però purtroppo questo è, cioè il giudice e la questura non avrebbero mai potuto prendere o fare una valutazione diversa in assenza di tutta la documentazione che gli ho detto. Ma non parlo nemmeno del permesso di soggiorno di per sé, proprio del radicamento sul territorio dello Stato, perché Alma Shalabayeva, oltre a continuare a dare il nome falso, quindi a scegliere questa cosa per paura, insomma non sto qui a discuterlo, non ha, attraverso i suoi difensori con i quali aveva anche conferito il giorno precedente, non ha fatto nessuna di quelle scelte necessarie per evitare il trasferimento. Andiamo ora a esaminare i capi di imputazione, io in maniera un po' più generica, poi ci penserà il collega. Allora, per quanto concerne il capo 1, quello quindi del sequestro 605,1, 2, 3, 61, ai nostri assistiti si ascrive una condotta di aver privato appunto della libertà personale Alma Shalabayeva e la figlia minore Alua Ablyazova. Ovviamente mi associo, per quanto riguarda il Leoni, alle richieste del pubblico ministero e chiedo che per le stesse motivazioni possa essere assolto anche il Tram. In particolare, le condotte che si ascrivono al Tram in particolare sono le seguenti: di avere nel giorno precedente alla convalida ricevuto le confidenze della signora Alma Shalabayeva. Ora, quali siano i ragionamenti posti a fondamento della credibilità della signora Shalabayeva, io non riesco, perché ho assistito all'incidente probatorio, perché ho letto la prima denuncia, ho letto il diario, ho letto delle versioni spesso contrastanti. Ma il lavoro di Vincenzo Tramma in quella sede è appunto quello di identificare tutti gli ospiti del CIE che arrivano senza un documento, o perché il documento è inesistente, o perché il documento è falso, o perché addirittura hanno dichiarato delle false generalità. Ovviamente Tramma in quel momento ha il foglio notizie di Al-Mayan, sedicente
cittadina della Repubblica Centroafricana, e poiché la signora continua, al di là di quello che può raccontare nelle varie versioni, a dire di essere sì perseguitata, ma senza dare nessun altro elemento, continuando a dire che quel certificato, che quel documento, quel passaporto della Repubblica Centroafricana fosse falso, al mio assistito non è dato la possibilità di credere alla validità, all'autenticità di quanto dice, perché parte da un unico presupposto, che il passaporto è falso, ma non perché lo dice lui il passaporto nemmeno lo ha visto, lo dicono i colleghi della Polaria e i colleghi che hanno portato lì la signora Shalabayeva. Sulla base, alla luce di queste dichiarazioni, ha il dovere di mettere in contatto l'ospite con quello che appare il paese di provenienza, perché c'era la famosa nota che la signora era una cittadina kazaka, rispetto alla quale non si può prescindere, abbiamo un passaporto falso e abbiamo una nota kazaka che dice che la signora è appunto una cittadina nata nel Kazakistan il 15 agosto del 66 e che probabilmente, ora probabilmente lo utilizzo io, utilizza un passaporto falso della Repubblica Centroafricana. Presidente, se vuole io glielo deposito, che quei documenti, quel passaporto della Repubblica Centroafricana sia falsa, non ce lo dice solo Giada Crivelli, ce lo dice anche la Repubblica Francese, lo Stato francese, quando dopo 2 mesi arresterà e sequestrerà il passaporto del marito della signora, consegnato al signore dal genero, così come era avvenuta dalla nostra assistita, perché lei non ha assistito all'incidente probatorio. Poi sicuramente avrà modo, se già non l'ha fatto, di rileggerlo. Noi non sappiamo ad oggi come questo passaporto sia arrivato nelle mani della signora. Sono state date 15 versioni, non si sa se è stato preso in Svizzera, a Ginevra, a Roma, se gliel'ha mandato il genero, se gliel'ha mandato il marito. Non sappiamo nulla di tutto questo. E quindi anche il marito, dopo 2 mesi dei fatti per cui si procede, sarà arrestato in Francia. Se vuole poi le deposito in un secondo momento la nota informativa del Ministero per i medesimi fatti. Quindi nel fascicolo che giunge a Ponte Galeria, motivo per il quale poi ai nostri assistiti si contesta il sequestro di persona, arriva questo foglio notizie con appunto questi dati e con la nota da parte dell'ufficio immigrazione che la signora nel foglio notizie ha dichiarato di essere nubile e di non essere in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea. Sia Sportoloni che Borgioni ci vengono a dire che la signora ha parlato in inglese e che è stata lei a chiedere che tutti gli atti li venissero notificati in lingua inglese, tanto è vero che verrà per il Bolat, per il cognato, addirittura utilizzata come interprete. Quindi su questo dato non vi è prova che la signora, non vi è dubbio che la signora abbia compreso il valore di quello che stava dichiarando. Inoltre, nel fascicolo che arriva a Ponte Galeria vi era anche una richiesta fatta dall'ufficio immigrazione di via Teofilo Patini al Ministero degli Affari Esteri, dove si chiedeva una verifica in ordine ad un eventuale accreditamento diplomatico a nome Al-Mayan per avere un riscontro, visto che il passaporto era falso, per avere un riscontro se comunque quanto dichiarava la signora poteva avere un riscontro. Quindi non è vero che alla visione del passaporto falso l'ufficio immigrazione si sia fermato a quello, no, hanno fatto anche questo, e questa nota del MAE, dell'ufficio del cerimoniale, è presente agli atti, perché il cerimoniale del MAE aveva escluso categoricamente che la signora potesse appartenere al corpo diplomatico. Le risparmio, perché tanto, a parte che c'è nella memoria, ma in atti, tutta la disamina sul passaporto, sulla contraffazione, sulle pagine che sono state strappate e quindi dove quel passaporto ha immediatamente creato dei dubbi. In seguito di ciò, l'ufficio immigrazione di via Teofilo Patini aveva deciso appunto di deferire all'autorità giudiziaria, ai sensi del 497 bis,
La signora Alma Shalabayeva per il passaporto falso. Io non so come la procura abbia potuto motivare l'archiviazione che poi è giunta su questo reato contestato alla Shalabayeva, però la procura di Perugia ha ritenuto questo, noi l'accettiamo, però le ripeto, ad oggi Presidente, per noi quel passaporto è falso e lo è dopo 7 anni di discussione, figuriamoci dopo 2 giorni di trattenimento all'ufficio immigrazione. Ma fatto sta che né Tramma né Leoni avrebbero potuto in alcun modo avere una condotta diversa da quella che hanno avuto, soprattutto in sede di convalida. Abbiamo documenti falsi, non abbiamo una controprova depositata, cioè bastava il documento lettone, Presidente. Un attimo, bastava quello e si fermava tutto. Non è stato fatto nulla di tutto questo. Per questo motivo credo che quantomeno l'elemento soggettivo legato al reato, il dolo legato a un reato come quello che è sequestro di persona per un ufficiale di polizia sia qui completamente assente, così come anche il pubblico ministero è arrivato ad affermare per Leoni, ma lo stesso Tramma che partecipa alla convalida per pochi minuti, perché lui non entra subito, entra alla fine perché era in ritardo, quel giorno il giudice di pace aveva tantissime convalide, per cui la Shalabayeva sarà chiamata come seconda o terza ospite. Per cui a parere di questa difesa, alla luce di tutte queste ragioni, si deve escludere totalmente la responsabilità degli Oderni imputati in ordine al concorso nel sequestro di persona, appunto per la carenza della cosiddetta antigiuridicità dell'adempimento di un dovere. C'è il capo 12, vabbè, questo te ne parli tu, il capo 12 e il capo 16, che sono contestati il 12 anche al Leone, però poi ne parla il collega, il 16 solo al Tramma. Ci tengo invece ad analizzare quello che è il capo 18, che riguarda esclusivamente il Leoni. Questo è l'unico capo per la quale la procura ancora oggi chiede la condanna dell'imputato Leoni. La contestazione in esame è la seguente: aver attestato falsamente nella propria relazione indirizzata al dottor Improta del 2 agosto 2013 che all'udienza di convalida avrebbe partecipato oltre lui anche Vincenzo Tramma, in quanto conoscitore della lingua russa, cosa non veritiera considerata la presenza dell'interprete ufficiale, e perché secondo la procura lo stesso Tramma sarebbe stato mandato lì da Improta per essere aggiornata in diretta dell'esito della convalida. Attestava falsamente che gli avvocati della trattenuta avevano esibito copia della certificazione consolare della Repubblica Centroafricana a Bruxelles e di Ginevra allegate al verbale. Affermava falsamente che i difensori della trattenuta mai avevano fatto richiesta di protezione internazionale o di asilo politico o dei gravi pericoli di incolumità collegati al suo reingresso in patria. Allora, per quanto riguarda la prima condotta, ossia quella con la quale si riferiva a Vincenzo Tramma in quanto conoscitore della lingua russa. Allora io non riesco a comprendere dov'è la falsità. La falsità sarebbe stata negarla la presenza del Tramma, perché non vi è nessuna normativa che indica quale debba essere il numero dei rappresentanti della questura in sede di convalida. Anzi, le dirò, la prassi e sono sempre 2 ufficiali di polizia per udienza, non una. Sarà stata una supposizione, sarà stata un'idea che si era fatta Leoni, che ritornava da un rimpatrio quel giorno, mancava dall'ufficio da 2 o 3 giorni perché non si ricorda se era stato in Tunisia o in Sicilia a rimpatriare delle persone. Tramma arriva tardi, non vi sono prove nemmeno nei tabulati telefonici depositati a questo tribunale che vi sia stato tra i due nessun tipo di contatto. L'unica cosa certa è che Tramma arriva tardi. Per cui
Leoni ignora completamente in quel momento quale sia il motivo per la quale Tramma possa essere lì, ma non è un problema perché notoriamente le convalide si fanno alla presenza di due ispettori di polizia e fatto sta che Vincenzo Tramma conosce la lingua russa, quindi la supposizione quando Leoni Stefano, che da 16 anni si occupa all'epoca da 10 anni si occupa di convalide a Ponte Galeria, si trova non due, tre avvocati, cosa mai avvenuta, mai, anzi era una cortesia che quel giorno il giudice di pace utilizzò nei confronti dei miei colleghi, avrà immaginato che era questa la motivazione per la quale Vincenzo era lì presente. Guardi, è la stessa cosa che è successo a noi in fase di incidente probatorio. Noi avvocati, nonostante la dottoressa Giangammoni avesse nominato il suo interprete di lingua russa, ci siamo avvalsi durante tutto l'incidente probatorio di una nostra esperta di lingua russa, di una nostra traduttrice, e le dirò, come potrà vedere poi dai verbali, che ci sono stati anche dei problemi nella interpretazione, alla fine aveva ragione la nostra interprete, così come Chiosa. Per cui, qual è il valore intrinseco, l'elemento soggettivo della falsità che Leoni avrebbe compiuto per di più in una relazione indirizzata ad Improta, che per la procura è l'ideatore di tutto quello che stava succedendo? Noi parliamo di 2 mesi dopo i fatti, quindi Stefano si sarà fatto comunque un'idea di quello che poteva essere successo. Era una nota di servizio che come se ne fanno quando possono esserci dei problemi. Per cui non vi è assolutamente l'elemento soggettivo della falsità, o comunque non se ne capisce, non doveva giustificare. Lui non ha negato la presenza del tram, né tantomeno si doveva giustificare della sua presenza, posto che di solito le convalide si fanno con due persone. Si accusa il mio assistito di aver attestato falsamente che gli avvocati della trattenuta avevano esibito copia della certificazione non depositata. A parte che nel corso della stessa nota lui spiegherà, così come ha spiegato quando è stato sentito a Roma, quando è stato sentito a SIT senza l'avvocato, pur essendo indagato per procedimento connesso a Roma, a Perugia, quando è stato ascoltato in fase di 415 bis e davanti a questo tribunale, che le cose sono andate così. Gli avvocati, nella fretta di quella mattinata, e Federico Livo ci è venuto a raccontare quel viaggio fantascientifico per raggiungere Ponte Galeria, non avevano fotocopiato nessun tipo di documento che portato con loro, e solo una cortesia di Stefano Leoni consentì il deposito di questa documentazione, ma gli avvocati avevano esibito quei documenti perché non avevano copie ed erano originali che a loro servivano per il ricorso che sarà fatto poi e celebrato a luglio di fronte al giudice noto. Per cui sarà una sottigliezza, però la verità dei fatti è questa: nella stessa nota del 2 o 3 agosto, ora non ricordo, Stefano Leoni racconta precisamente come andranno le cose. E comunque, giudice, laddove quei documenti potevano essere valutati in senso favorevole alla Shalabayeva, anche la sola esibizione avrebbe dovuto portare il giudice ad avere un comportamento diverso, a maturare una decisione diversa da quella maturata. Ma così non fu, perché o esibiti o depositati quei documenti in quel momento non servivano assolutissimamente a nulla. Infine, la terza condotta di cui è accusato Leoni è quella che lo stesso affermava falsamente che i difensori della trattenuta mai avevano fatto richiesta di protezione internazionale o di asilo politico o dei gravi pericoli di incolumità collegati al suo reingresso in patria. Ora, posto che ha sodato che Stefano Leoni ha partecipato solo all'udienza di convalida e che si è allontanato per quei pochi minuti che gli hanno consentito di fare queste fotocopie, è stato Federico Livo che ci ha detto non solo che l'asilo
l'asilo politico non era stato chiesto ufficialmente in quella sede, ma che quando alla conclusione dell'udienza di convalida, quando la dottoressa Lavora era già intervenuta con il suo provvedimento, la dottoressa le illustrò che si poteva chiedere asilo politico dopo presso l'Auxilium, è lo stesso Livo che ci viene a dire che avrebbe dovuto valutare con la sua assistita, valutare l'opportunità se chiederla oppure no. Dov'è il reato, Presidente? Poi si ragioni per assurdo, ma se ogni volta che un ospite di Ponte Galeria, ma anche in una normale convalida di un arresto, un giudice dovesse ascoltare tutto quello che gli viene rappresentato per potersi in qualche modo difendere o giustificare o evitare un rimpatrio in assenza di un documento, ma noi non rimpatrieremmo più nessuno così. Vi è una parte, un'altra cosa che mi ha colpito, poi continuerà il collega, quando si parla della consegna della minore, alla madre a Ciampino, alla presenza di Laura e anche di Tramma. Si accusa il Tramma, perché la Scipioni ormai è fuori da questo procedimento, di non aver informato la signora di quelli che potevano essere i suoi diritti, a parte che poi la norma nel 2013 era diversa, Presidente, va bene, lasciamo perdere. Perché una norma di diritto interno e una straniera non è tenuta a conoscere le norme di diritto interno. Ora io ho fatto la Federico II, la prima cosa che mi hanno insegnato e che ignoranza legis non excusat, sei ricco, povero, straniero, italiano, non è mai stato superato questo brocardo. Quindi non vedo, pure laddove dovesse per assurdo essersi verificato quello che racconta la Shalabayeva, e io non ci credo, non vedo perché debba essere l'ufficiale di polizia a raccontare, a giustificare o dare una linea difensiva alla propria assistita. È come un pubblico ministero che in fase di arresto per droga dice all'arrestato di che fai uso, così hai un attenuante. Il giudice è la stessa, Presidente, mi perdoni, ma è la stessa cosa. E poi un ultimo passaggio. Nella requisitoria il pubblico ministero dice che vi è, non mi ricordo se Morrone o Del Bufalo in questo momento, non mi ricordo, comunque vi è un poliziotto che proprio nell'epilogo finale, nel momento in cui la signora sta per salire sull'aereo, gli dice «Ask to asyl politik». Allora, se fosse vero che la Shalabayeva aveva fino a quel momento chiesto l'asilo politico, perché un testimone non imputato, non indagato, mai ascoltato se non da questo tribunale, si deve prendere la briga di consigliare ad una signora chiedi l'asilo politico? Vuol dire solo una cosa, che la signora fino al momento in cui è salito sulle scalette non l'aveva mai chiesto. E questa la prova che la Shalabayeva viene a dirci delle bugie, o comunque che non sono suffragati da dati oggettivi. Perché è venuto il testimone a dirci? Questo è un testimone che, a differenza di Borgioni e Sportoloni, non era mai stato indagato, non aveva problemi o paura di nessuna specie. Questa è la prova che non è mai stato chiesto e che la signora fino alla fine, per motivi suoi che saranno legittimi e incontrovertibili, non ha chiesto l'asilo politico. Per cui sicuramente ho dimenticato delle cose, ma nella memoria che ora le depositiamo c'è tutto. Per tutti questi motivi io insisto per quanto riguarda il Leone in una soluzione, così come richiesta dal pubblico ministero, il pubblico ministero per due dei tre capi di imputazione, e per quanto mi riguarda anche per il capo 18, per i motivi che gli ho già illustrato con la formula più ampia, o in subordine con la formula che il collegio riterrà più idoneo. Chiedo che anche Leoni venga assolto per i medesimi motivi in prima battuta con la formula più ampia, e se no ai sensi del secondo comma dell'articolo 530, quantomeno perché in carenza di tutti quegli elementi soggettivi, di quegli elementi appunto soggettivi tipici del reato così come contestato. E in questo senso concludo. Correggi la memoria sul conto. Gliela deposito. Correggilo. Sì, Presidente. Per quanto riguarda la difesa del Tramma, l'avvocato Pazienti, che si riporta alle
alla discussione della collega Vivolo e se ne riporta integralmente. È inutile che ripetiamo qui tutta quanta quella che è stato l'excursus della situazione, comunque sia raccontata in modo egregio. Vorrei semplicemente fare alcune piccole precisazioni. Parto dal capo 12, che è quello forse che è stato un pochino tralasciato dalla collega nella sua dichiarazione. È lo stesso pubblico ministero che ci dice e ci fa riferimento che questa contestazione, l'intero capo 12, è fondamentalmente basato sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, e poi ci rappresenta appunto che vi è giurisprudenza sull'attendibilità della parte civile quando questa non abbia alcun interesse, e che l'unico interesse della persona offesa costituita parte civile, quindi in questo caso della Shalabayeva, sia esclusivamente quello di un senso di giustizia, di voler partecipare al processo ed avere un risultato in termini di giustizia, negando assolutamente che la Shalabayeva possa avere un interesse patrimoniale, perché dice proprio il pubblico ministero, è dall'inizio di questo processo, un virgolettato, che parliamo di una perquisizione in una villa miliardaria affittata a 5.000 euro al mese da parte di persone benestanti con figli sparsi in tutta Europa. Secondo il pubblico ministero, quindi, il fatto che la persona offesa, la Shalabayeva, sia una donna benestante deve in qualche modo dar per certo che le sue dichiarazioni, quelle fornite in incidente probatorio, quelle fornite davanti al presidente, al collegio, in fase dibattimentale, debbano essere per forza credute. Secondo questa difesa, invece, poi l'assunto del pubblico ministero decade proprio dalle parole del difensore della stessa parte civile, che invece ci viene poi nella sua discussione finale a dire che la Shalabayeva oggi ha una situazione patrimoniale totalmente diversa, verte in forte crisi, in quanto il Kazakistan avrebbe bloccato tutti quelli che erano i beni del marito e anche i suoi. Quindi a questo punto il vaglio che questo presidente e questo collegio debba fare sulle dichiarazioni della Shalabayeva vanno un attimino rivalutate, perché effettivamente potrebbe essersi anche un interesse patrimoniale. Vorrei precisare anche un altro aspetto, che è proprio la posizione del tramma Vincenzo, forse la cosa che il pubblico ministero ha ripetuto più volte per poter addossare una responsabilità sul mio assistito. Il fatto che si sia presentato alla Shalabayeva, al Mayan in realtà ancora, innanzi al Ponte Galeri, al CIE, al Centro di Intrattenimento ed Espulsione, come il difensore, come l'avvocato della galera. Ora, se sia stata una valutazione della Shalabayeva, se sia stato magari il tramma che si è mal spiegato, fatto sta che la Shalabayeva acquista una certa confidenza, così quantomeno vuol far credere il pubblico ministero, e quindi si apre nei confronti del tramma, dice sempre la Shalabayeva, riferendo tutta quanta la sua situazione politica e familiare. Di tutta risposta il tram prenderebbe il telefono, contatterebbe il consolato come da prassi, e stizzita, impaurita, la Shalabayeva, la signora Almayan ancora per in realtà, attaccherebbe il telefono, seppur quella conversazione non era stata ascoltata dal tram, perché, come ci riferisce proprio il tram, per privacy, come di consueto, lascia la straniera, l'ospite del Ponte Galeria, all'interno della stanzetta con il telefono a colloquiare con il proprio consolato. Io dei dubbi ce l'ho, Presidente, per quello che ci riferisce la Shalabayeva, perché forse l'unico momento in cui, da quando subisce il primo intervento della Digos e della squadra mobile all'interno della villa di Casal Palocco fino all'arrivo presso il CIE, l'unico momento dove forse si dovrebbe sentire difesa, dove forse dovrebbe dire veramente la verità e raccontare la sua situazione, chiedere asilo politico, depositare tutta la documentazione che era in possesso, quindi anche il permesso di soggiorno lettone, quindi tutta quella documentazione e verità che probabilmente forse gli avrebbe garantito da parte del giudice di pace di non procedere all'espulsione, la Shalabayeva non lo fa.
lascia la Baieva al Maian di fronte ai suoi tre difensori, che comunque sia conosce, che aspettava, di fronte a un traduttore, di fronte a un giudice terzo, continua nella sua tesi di chiamarsi al Maian. Ritengo quindi che la versione fornita dalla Shalabayeva non può essere assolutamente credibile. Poi c'è un altro aspetto che sinceramente sempre nella requisitoria del pubblico ministero vorrei porre una sorta di evidenziarla. Il pubblico ministero ci dice che praticamente Alma Jan, la Shalabayeva, è una donna ricchissima, di buona famiglia, che vive in una villa di Casalpalocco, e che viene portata a mo' di esca da parte della Questura di Roma, Dicos Squadra Mobile, presso gli uffici dell'immigrazione, presso l'ufficio di Ponte Galeria, per attrarre il marito, che avrebbe sicuramente tentato in qualche modo di poterla liberare. Il dottor Giannini della Squadra Mobile, quando viene sentito, dice che molto, molto spesso, in modo alcune volte, viene usata l'ufficio immigrazione per trattenere dei latitanti al fine di consentire e verificare la posizione dello straniero e dopodiché fare un arresto, se dovuto, per terrorismo, insomma, per quanto riguarda un latitante. Ci dice giustamente il pubblico ministero che questa posizione è completamente diversa, ossia, secondo la tesi del pubblico ministero, la Shalabayeva viene usata dall'ufficio immigrazione portandola presso il CIE per poter far uscire il latitante, quindi non è lei il latitante. Appare evidente che in realtà non è così. La Shalabayeva viene portata a Ponte Galeria, al CIE, perché è irregolare sul territorio nazionale. Se la tesi del pubblico ministero fosse valida, fosse vera, la Shalabayeva non sarebbe mai stata rimessa sull'aereo il giorno dopo. La Shalabayeva sarebbe rimasta trattenuta presso il CIE in attesa che il marito si facesse vivo. Quindi questi sono gli aspetti che sinceramente tendevo e volevo sottolineare. Un ultimo aspetto per quanto riguarda sempre il Vincenzo Tramma, per quanto riguarda l'episodio che gli viene contestato al comma 16, ossia di aver contribuito con la minore al trattenimento della minore. In realtà il Tramma in quella situazione proprio non vi partecipa. Il Tramma è posto a fianco al guidatore con l'unica responsabilità è quella di portare il prima possibile la Shalabayeva a Ciampino per l'espulsione. Non parla assolutamente mai con la Shalabayeva, quindi non può assolutamente neanche ascoltare il fatto se la Shalabayeva in inglese, peraltro idioma non conosciuto dal Tramma, avesse richiesto alla Scipioni o a qualsiasi altro operatore di polizia una richiesta di asilo politico. Presidente, io concludo facendomi con una assolazione ex articolo 530, perché il fatto non costituisce reato per tutti i reati contestati al Tramma, poi logicamente anche in subordine un 530 secondo comma, e quindi insisto per l'assoluzione, riportandomi alle memorie difensive che abbiamo scritto e che vorremmo depositare nell'interesse sia di Stefano Leoni che di Vincenzo Tramma.